Buon pomeriggio a tutti, raga, come andiamo? Dopo un'estenuante attesa, finalmente è arrivato il mio libro e ho deciso di dedicargli una piccola presentazione. Eccolo qua. L'ho realizzato grazie a Lulu, che è un sito di autopubblicazione personale in cui tu puoi scegliere anche di acquistare un libro oppure crearlo in base alle tue preferenze. E ovviamente devi seguire delle indicazioni, no? E cliccare dove dice crea libro, puoi scegliere, non lo so, quello che più ti va, ad esempio a cominciare dal titolo fino ad arrivare alla descrizione e anche diciamo sulla scelta della carta. Io ho preferito diciamo prendere, come potete vedere, no? Che è anche morbida la copertina, la paper black, anche perché così diciamo sono andata incontro un po' a quelli che sono gli sprechi e preferisco diciamo la qualità economica, cioè non pretendo di avere un libro perfetto, almeno per quanto riguarda insomma l'aspetto. A cominciare dal titolo del libro, ho deciso di chiamarlo così, perché ogni storia è fantasiosa a modo suo, ma c'è anche tanta realtà che viene enfatizzata da quelle storie dove ci sono di mezzo i problemi familiari e anche dei ritorni inaspettati. Parlando un po' dei personaggi, comincerei da Trevor, è un bambino appassionato di musica che vive in un mondo tutto suo che si manifesta nei suoi disegni di difficile comprensione. Trevor vive con sua mamma e i nonni, che in ogni modo tentano di sostituire la figura del padre, che abbandonò troppo presto il tetto coniugale e a causa dei continui litigi che aveva con il suo suocero. E il bambino in cuor suo sapeva che prima o poi avrebbe incontrato suo padre e che la famiglia si sarebbe riunita. Insomma, ne leggerete delle belle e in questi tempi di Covid ci vuole un libro che vi distragga dalla quotidianità e vi dia anche un pizzico di adrenalina. E se vi va, acquistatelo e vi fate e mi fate un bel regalo. E alla prossima e buona visione. Baci!